No, signorina Francesca, sono passate più di 2 settimane. È finito il periodo di lutto stretto? No, per me è un fatto triste, tragico, straziante ed è accaduto a me. Ad un sacco di persone va male il primo appuntamento. Vada a cambiarsi, su lei il lutto è orrendo. No, anzi, io mi devo vestire di nero perché ingrasserò, vedrà. Mangio tanto, mancanza d'amore. E mi consolo così. Non c'è nulla di più patetico di una donna che si abboffa per la frustrazione di non avere un uomo. Ce l'abbiamo un altro po' di quella salsetta da barbecue? Guardi che è proprio uno schianto. No, te lo puoi scordare, te l'ho già detto, è un permesso che non avrai mai. Che non avrò mai, solo perché ci è andata male con Elton John, mi punisce e non usciamo più insieme. Oh, ma parlava con Brighton. Ho vinto un concorso, il premio è un video girato da Brian Setzer qui in casa. Brian Setzer, io quello lo adoro, quando stava nel complesso i quattro gatti era un cane, ma oggi è ultra super. È un po' vecchiotto, tu come lo ascoltavi, seduta sul tuo seggiolino di pietra preferito davanti all'ingresso della tua caverna? Sì, ma solo quando non lanciavamo ai dinosauri il solito adolescente un po' idiota. Senti, papà... Brighton, basta. La mia risposta è sempre no. Sono solo 3 ore di venerdì sera. Che ci trovi di male? Caro, forse tuo padre ha già un programma suo per venerdì sera. Cena per 2 all'aperto al ristorante d'Anello con antipasto di carciofi fritti all'italiana. No, non ho programmi per venerdì sera. E attento perché non mi muovo di casa. Ma... Ne vuole?